Se in un pomeriggio d'estate, con il mare calmo, vi capitaste di passare nella zona tra Talamone e Puntala, in piena maremma, e se aveste la possibilità di esplorare i fondali di quel mare della Toscana, avreste la possibilità di vedere, alla profondità di 7-8 metri, tante opere d'arte. Grandi sculture appoggiate sul fondo del mare, un vero e proprio museo. Opere di artisti contemporanei italiani e stranieri, che hanno avuto la stessa spinta e lo stesso spirito per portare avanti un progetto, quello di conservare il nostro ambiente. Ma come può un'opera d'arte in fondo al mare aiutare l'ambiente? I ragazzi del CDD, la nostra famiglia di Como, presentano Liberi, persone comuni che hanno cambiato il mondo. Ottavo episodio, la casa dei pesci. Per capire la presenza di queste statue sottomarine, dobbiamo partire da una storia. Questa storia parla di un uomo, Paolo o Paolo il pescatore, come lo chiamano qui, nella sua maremma. Paolo cresce in una famiglia di pescatori, fin da bambino, accompagna il padre nelle sue uscite con la barca e si appassiona subito da questo mondo così affascinante. Il mare diventa la sua casa, al punto che già adolescente Paolo decide di lasciare gli studi per dedicarsi interamente alla pesca, che da passione diventa una professione. A 20 anni Paolo è già un bravo pescatore e perfino suo padre gli riconosce un grande talento. Il mare diventa sempre più qualcosa da proteggere, da curare. Presto anche Paolo si rende conto di quanto l'inquinamento stia trasformando l'ecosistema marino ed in particolare la plastica. Ma nella zona in cui vive Paolo, con l'andare degli anni, i fondali diventano sempre più spogli. Paolo e i suoi amici pescatori capiscono subito di cosa si tratta. È la pesca a strascico, che a meno di 3 miglia dalla costa è illegale e causa dei danni molto gravi all'ambiente. La pesca a strascico è una tecnica di pesca particolare che consiste nel gettare nel mare una rete fatta adagiare sul fondale con dei pesi. Generalmente la rete è formata da tre parti: la bocca, che è la parte in cui entra il pesce, il ventre, dove si concentra quello che viene raccolto, e il sacco, che è la parte dove esce il pescato quando la barca giunge a terra. È una modalità di pesca molto semplice, ma nello stesso tempo molto pericolosa, perché trascinando la rete sul fondale senza alcuna precauzione si rischia un grave danneggiamento sia del fondale marino che della relativa flora e fauna ittica. Un importante limite di legge per la pesca a strascico è il divieto di praticarla sotto costa e precisamente entro 3 miglia nautiche, circa 5 km e mezzo dalla riva, e comunque in profondità non inferiore a 50 metri. L'impatto che ha la pesca a strascico sull'ecosistema è più grande del traffico aereo. Distrugge habitat importanti, portando via ricciole, orate, occhiate, tutte le specie su cui vive la piccola pesca artigianale. Spesso queste barche operano di notte, quando le motovedette non escono, per non farsi intercettare. I mari si stanno svuotando a causa di questi pescatori senza scrupoli che trascinano i loro tramagli sui fondali, estirpando alghe preziose e tirando sulla barca un quantitativo di pesci largamente superiore a quello concesso anche in periodi di fermo biologico. L'ecosistema marino rischia ogni giorno di uscire devastato a causa di questa condotta criminale.
Paolo torna a casa ogni giorno e parla con sua moglie. Non riesce a tollerare uno scempio simile. Si mette subito al telefono e chiama la guardia costiera, il suo comune. Qualsiasi autorità gli venga in mente per denunciare la presenza della pesca a strascico nel loro mare. Ma dopo qualche tempo si accorge che le risposte sono troppo incerte. Qualche controllo in più, qualche segnalazione, ma nient'altro. Passano i mesi e Paolo riesce a coinvolgere anche associazioni importanti come Greenpeace ed Italia Nostra. Qualche telegiornale e qualche testata giornalistica cominciano ad interessarsi al grido di allarme di Paolo. La capitaneria risponde dopo qualche tempo all'appello, rilasciando dei blocchi di cemento sui fondali per impedire la pesca a strascico sottocosta. Ma ben presto ci si accorge che questi accorgimenti non sono sufficienti a facilitare il ripopolamento dei pesci e a fermare la pesca illegale. Un giorno al telefono di Paolo suona un numero sconosciuto. È Paolo Barattini, proprietario delle cave Michelangelo, da cui si estrae il marmo di Carrara e tanti altri tipi di marmo. Barattini offre il suo marmo e Paolo comincia a contattare alcuni artisti della zona. Nasce l'idea di creare delle sculture da posizionare sul fondale per creare nello stesso tempo un ostacolo alla pesca illegale ed una esposizione di opere d'arte sott'acqua. L'arte protegge la natura. Con questo slogan Paolo comincia ad attirare l'attenzione della gente e numerosi artisti si interessano all'idea. È il 2012 quando viene posizionata la prima scultura. Passano gli anni, l'iniziativa diventa un progetto che coinvolge diverse istituzioni e molti artisti da tutto il mondo. E ad oggi sono 39 gli artisti che hanno collaborato con Paolo per creare nuove opere. E sul fondale di Talamona ci sono 44 statue di marmo. La natura, col passare del tempo, si è ripresa il suo spazio. Da questo progetto è nata un'associazione che si chiama La Casa dei Pesci. È stato pubblicato un libro che racconta la storia di Paolo Fanciulli e si raccolgono fondi, perché calare in acqua ciascuna scultura in marmo costa circa 5.000 euro. Il tantam delle associazioni e dei privati cittadini sta aiutando molto Paolo e la sua associazione. Oggi Paolo Fanciulli racconta la sua storia, anche per sensibilizzare le persone alla cura e alla salvaguardia dell'ambiente, particolarmente dell'ambiente marino, testimoniando anche il coraggio di combattere delle battaglie contro l'ingiustizia e l'inciviltà, e il potere che hanno le persone quando uniscono le loro forze per una giusta causa. Avete ascoltato Liberi, persone comuni che hanno cambiato il mondo. Liberi è un podcast pensato e realizzato dai ragazzi e dagli educatori del CDD La Nostra Famiglia di Como. Le voci che avete sentito sono di Raffaella Borghi, Giuseppe Fera, Marta Patriarca, Simona Ranieri e Stefano Spagnuolo. La sigla iniziale e finale e le musiche di questo episodio sono gentilmente messe a disposizione sul sito www.50sounds.com.